Stamattina dovevo parlarvi di Samsung Z Flip 3 e invece per una serie di coincidenze ecco qua che ho già S22 Ultra che avevo preordinato e quindi naturalmente non potevo esimermi dal raccontarvi le mie prime esperienze di utilizzo che in realtà risulteranno anche abbastanza approfondite. Naturalmente tutto quello che vi racconto in questo video è frutto, come vi dicevo, delle prime impressioni. Se volete trovare poi la recensione super completa di questo Samsung, io vi invito ad iscrivervi al canale, lasciare un like, insomma attivare la campanellina, le solite cose. Ma partiamo naturalmente dal design, perché lì ci si concentra non appena si apre quella scatola. Allora, giusto prime impressioni, il gusto personale, almeno per mio gusto, è enorme, veramente, però tutto sommato le dimensioni, l'usabilità è accettabile. Per il resto poi da un prodotto di 1300 euro non è che ci aspettiamo nulla di diverso, i materiali sono top, la sensazione è premium, insomma eccetera eccetera, però lasciatemi fare veramente un plauso a Samsung per almeno due aspetti che lo riguardano. E il primo è il comparto foto, ovvero dove sono posizionati i sensori, che è spettacolare. Questa soluzione con solo le cam messe in rilievo a me piace tantissimo, anzi finalmente qualcosa di diverso. Però attenzione, ho visto che si accumula già tantissima polvere tra di loro, nessun problema, per carità, ma se siete un po' pignoli, ecco, questa è una cosa che dovete tenerne conto. E poi il secondo aspetto è che io ho preso questo colore verde, veramente veramente bello, mi sta piacendo tantissimo, perché non è banale, è comunque delicato, molto elegante e francamente mi dà proprio l'impressione che non mi stancherà così facilmente. Come saprete poi sulla parte inferiore troviamo una Type-C che naturalmente è uscita video anche per Samsung DeX, non solo questo ma troviamo poi anche il dual SIM, l'alloggiamento che è un dual SIM fisico, però non c'è l'espansione per la memoria. E poi grande novità, c'è pure il pennino. Ecco, una piccola parentesi sul pennino da uno che non l'ha utilizzato diciamo di standard sui prodotti Samsung, ma invece lo utilizza per esempio sull'iPad Pro da anni ormai, e la sensazione è che questo S22 Ultra sia un filino dietro proprio nella scrittura, nell'utilizzo, nel fare le stesse cose. Non ho proprio le stesse sensazioni. Chiudo comunque il capitolo del design parlando anche del suo, eccolo qua, spettacolare display, un display veramente eccezionale, ragazzi. Le specifiche sono veramente al top, abbiamo un 6,8 pollici in altissima risoluzione QHD Plus o Plus, già messo in testa il buio totale, non ci sono aloni strani, non ci sono problematiche, non ci sono sfarfalli, e anche in una giornata bella solata, ricca di riflessi, si vede in modo veramente fantastico. Il touch poi risponde alla grande, non ho notato tocchi involontari o gas touch, e questo nonostante i bordi siano curvi. Piccolissima critica, ma veramente veramente piccola, solo un accenno riguardo ai bordi, e questo perché su tutta la serie S22 classica, ovvero quella normale, quella plus, hanno fatto le cornici e i bordi perfettamente diciamo uguali, simmetrici, mentre su questo la parte inferiore è leggermente più spessa. Lo so, per carità, è da malati, ma guardiamo tutto, quando un prodotto costa così tanto non posso che fare questo. Ma oltre a tutte queste cose, ragazzi, Samsung, devo dire che poi qua ha messo anche i 120 Hz adattivi e la sensazione di fluidità è in effetti veramente ottima. Però qui si apre un altro piccolo aspetto, diciamo, negativo, che almeno attualmente è così, perché sono andato a controllare come si comportano questi 120 Hz adattivi e non ci siamo proprio. Nel senso che quando vado ad utilizzarlo scala ogni tanto a 60 Hz, solo in alcune app, ma quasi sempre tiene i 120, e poi spesso riduce a 24 Hz ma va a sbalzi, a colpetti, e poi ritorna su a 120 Hz. E questo lo fa sia impostandolo in QHD che in Full HD che in HD+. Quindi decisamente tutta la potenza e la particolarità di questo schermo alla fine non è sfruttata al 100%, e questo
è in realtà un pochino un peccato perché potrebbe giovarne la batteria, una batteria che comunque mi sta già sorprendendo, perché in queste prime ore di utilizzo l'ho usato veramente tanto, per esempio stamattina l'ho stressato con video, con foto, anche provato con qualche gioco e, piccola parentesi, la reattività è veramente stupefacente. Si comporta alla grandissima, ma non ci aspettiamo nulla di diverso. Scalda un pochino, ma francamente molto meno rispetto a qualsiasi 888 che ho provato. E dopo una mezza giornata, quasi sempre in esterno e in 4G, al momento in cui sto registrando questo video ho quasi 2 ore di schermo e comunque quasi il 70% di batteria. Però utilizzato, come vi dicevo, in modo veramente importante. Questo mi porta a pensare che in prospettiva arriveremo tra qualche giorno a fargli fare 5 ore e mezza, 6 ore di display in esterno non collegato a Wi-Fi, che è un gran risultato, pensando anche all'anno scorso. Naturalmente non vi parlo in modo approfondito del software perché è troppo presto, perché comunque tutto sommato anche lo conoscete, comunque solo un piccolo accenno: troviamo al momento dell'acquisto la One UI 4.1, Android 12 e patch di gennaio 2022, ovviamente pienissima compatibilità con Prime e Netflix, ottimi anche gli speaker stereo, sono potenti, corposi, anche se c'è una differenza abbastanza importante se andiamo ad escludere quello inferiore che è quello più presente, comunque anche quello superiore non si comporta male, come anche dal lato delle connessioni mi ha dato ottime sensazioni. Ho fatto qualche test sia in 4G e devo dire che ha sempre preso bene, con ottime velocità, e anche il wifi nella mia connessione con l'FTTH si comporta tutto sommato alla grande. Detto questo, però, andiamo a scoprire uno dei capitoli più interessanti e che più stavate secondo me aspettando, che è la fotografia. E io vi chiedo, siccome andrò un po' lungo, ne sono sicuro, di sedervi comodi e anche con la mente abbastanza aperta. Dopo capirete il perché. Allora, innanzitutto devo dire che il comparto è bestiale, perché troviamo una principale da 108 megapixel, una ultra wide da 12, più uno zoom ottico 3x da 10 megapixel e un ulteriore zoom ottico da 10x, sempre anche lui da 10 megapixel. Ma soprattutto qui davanti, nel display incastonato, troviamo una fotocamera frontale da 40 megapixel, che secondo me è quella che fa fare un po' la svolta a tutta la serie di Samsung, o meglio, anzi no, solo all'S22 Ultra. E ragazzi, la qualità qui è elevatissima. Ho notato poi, cosa che mi è piaciuta in modo particolare, che mantiene una costanza impressionante di rendimento in tutte le condizioni. L'ho già provato per esempio in interni, sia di sera che di giorno, esterni con molta luce, addirittura in controluce, così come di sera quando andiamo a attivare per esempio l'effetto notte. Solo una pecca, ecco, nello scontorno del viso, in una foto specifica, ecco, lì è andato a sbagliare, ma vabbè, ci sorvoliamo sopra. Anche nei video questa fotocamera frontale si è comportata tutto sommato veramente veramente bene. E sì, abbiamo per esempio il Full HD, anzi l'Ultra HD a 60 fps. Solo una piccola critica sul field of view, ovvero l'angolo di ripresa, che secondo me è un pochino troppo stretto, però per capacità di stabilizzazione, gestione dei contrasti e qualità del file prodotto, secondo me è anche superiore ad iPhone. Di poco, mettendolo a confronto, però è superiore. La stessa cosa, però, per esempio, non avviene proprio di sera, perché lì, se andiamo a vedere i video, la qualità rimane comunque alta per essere un telefono. Messa a confronto con iPhone, però, quest'ultimo è un pochino migliore, perché riesce a gestire le luci in modo un po' più corretto. Per quanto riguarda, invece, i sensori posteriori sono fantastici, veramente ottimi, ma anche lì ho deciso di fare dei confronti ed è qui che vi chiedo di mantenere la mente aperta, perché l'ho confrontato col piccolino, che sapete lui è quello che ho scelto quest'anno perché è il mio telefono di backup, diciamo, e quindi ci sarà un po' un confronto tra S22 Ultra e iPhone 13 mini, che ha i migliori sensori dell'iPhone 12, che si utilizzavano con l'iPhone 12, ma non ha i migliori sensori quest'anno per gli iPhone. Comunque, tenete la mente aperta, mi raccomando. Allora, andiamo a vedere 6 foto di esempio, 3 fatte con la normale e 3 con l'ultra wide. Partiamo con l'ultra wide. A parte il bilanciamento del bianco di Samsung, che qua non è proprio correttissimo, per il resto però proprio S22 Ultra fa nettamente meglio. Se andiamo infatti a ingrandire la parte centrale, si nota che c'è meno rumore, le scritte si leggono molto meglio,
Solo da segnalare un difetto, ecco, in tutte le ultra wide che vedrete di S22 Ultra, che sui bordi la distorsione della lente è ben maggiore, ben più fastidiosa rispetto che ad iPhone e anche rispetto ad altri telefoni. Però guardate, stessa foto, normale in questo caso, Samsung ha mantenuto un bilanciamento simile, ecco, all'ultra wide, cosa che non fa sempre, e mantiene anche un discreto vantaggio. Minor rumore digitale, mantiene comunque un'ottima definizione, se controlliamo i bordi vedete che non ci sono più problemi di lente, e in particolare la parte centrale si vede molto meglio, guardate questa porta nera, più ricca di dettagli, differenze comunque, ecco, in questo caso non eclatanti, non come sull'ultra wide. Torniamo però sull'ultra wide, guardate qui quanto si vede quell'effetto brutto della lente di S22 Ultra ai bordi, nel bordo in particolare a sinistra. Se andiamo ad ingrandire la parte centrale però, per esempio, non abbiamo più le nette differenze di prima rispetto a iPhone 13, anche se sicuramente rimane migliore S22 Ultra, e questo soprattutto se andiamo a vedere la zona inferiore della piazza. Adesso invece andiamo a guardare la stessa foto normale. Come prima, ecco, le differenze sono meno marcate sul sensore principale. Se andiamo a guardare nel dettaglio un po' tutta la foto siamo lì, per carità. S22 Ultra continua ad avere un rumore digitale nettamente inferiore, segno di una migliore ottimizzazione software, di una grande ottimizzazione, però i dettagli di per sé, le luci, tutto quanto, insomma, se andiamo a vederla in grande, si somiglia molto. Ultima foto di confronto con ultra wide, beh, qui potete apprezzare ancora una volta l'ottimo lavoro svolto da Samsung. Guardate quanto poco rumore digitale c'è anche in questo caso, tutta la foto nella zona centrale non fa quella grana che si vede per esempio sull'iPhone, rimane il problema poi sui bordi nonostante un minor angolo di visione che va a distorgere, va a rovinare parecchio la foto. Però torniamo di nuovo sul sensore principale, anche qui vedete che sono entrambe, ragazzi, ottime foto. Come nelle altre troviamo un minor rumore digitale sul Samsung, però se andiamo a ingrandire molto la parte centrale dell'orologio non ci sono livelli abissali di differenza, e se pensiamo che uno costa 500 euro più dell'altro, beh, insomma, sarebbe stato molto più semplice per me dirvi che S22 Ultra è migliore in assoluto, fa le foto eccezionali, punto e basta, ma insomma ho preferito portarvi il confronto con il telefono che secondo me è migliore che avevo in questo momento in casa. Purtroppo non ho il 13 Pro, però me lo procurerò per fare il confronto nella recensione completa e vedere anche queste differenze. Detto questo, però, la vera differenza, il salto incredibile che fa S22 Ultra rispetto a tutti gli altri iPhone è nei sensori zoom, che sono assurdi, veramente assurdi. Guardate qui in veloce sequenza tutta una serie di altre foto che ho fatto nelle stesse posizioni che avete visto prima, però andando a utilizzare i sensori zoom 3x e 10x. Ragazzi, veramente, veramente pazzesco cosa ha tirato fuori. Poi mi è piaciuto in particolare la ottica 3x perché possiamo utilizzarla con l'effetto bokeh, quindi andare a scontornare, andare a quell'effetto sfocato, e nell'utilizzo reale questo può essere utilissimo perché non dobbiamo avvicinarci molto al soggetto, quindi queste foto ritratto secondo me vengono veramente bene e molto molto pro. Per quanto riguarda invece l'aspetto di video con i sensori principali di S22 Ultra se paragonati ad iPhone, beh, lì invece c'è ancora, secondo me, un piccolo vantaggio sempre per iPhone, nonostante gli enormi progressi che ha fatto Samsung. E guardate qua, per esempio, in qualche video di notte potete vedere come effettivamente c'è un grande lavoro della casa coreana di avvicinarsi, però rimane comunque una gestione delle luci che è più corretta su iPhone. Tutto questo di sera, perché di giorno la qualità è del tutto similare, anzi alcune volte Samsung fa un peletto addirittura meglio, e diciamo che qui sicuramente il gap è stato quasi del tutto concluso. In tutto questo poi ho cominciato già a fare dei test anche sul mio profilo Instagram, e per questo vi invito a seguirmi, perché lì vi ho anche fatto votare qualche storia, e un po' tra virgolette con sorpresa, però avete preferito in generale le storie fatte con iPhone, nonostante abbiate comunque dato ottimi voti a S22. E quindi siamo un po' alle conclusioni. Beh,
Le mie impressioni su questo S22 Ultra sono veramente ottime e questo nonostante ci sia ancora qualche piccolo miglioramento che si può fare, soprattutto lato software, per andare a gestire meglio il display, farlo funzionare con tutti gli Hertz che sono disponibili, non solo quei 2-3 ma arrivare più bassi, cosa che può aiutare di molto anche la batteria, e secondo me si può affinare qualcosina anche a livello foto barra video, perché le potenzialità sono veramente pazzesche. Detto questo, naturalmente se volete acquistarlo, io vi invito a farlo dal link qui sotto e seguendo il canale Telegram Dillitech, dove trovate tutte le offerte del caso. E niente ragazzi, noi ci vediamo ad un prossimo video, sicuramente in mezzo tra lui e la prossima recensione su S22 ci sarà Z Flip 3. Un saluto da Daniele Pintus.